Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo del rilancio di Wolverine all'interno di Dawn of X, il solito mega evento gestito da Jonathan Hickman. Parte un po' in ritardo rispetto alle altre serie mutanti, ma per assurdo, grazie al rallentamento subito dalle altre uscite, è praticamente in anticipo su tutto tranne che su X-Men. Vabbè. Con il numero 402 della numerazione originale della testata, riparte da 1 e inizia a presentare la nuova serie Wolverine, scritta da Benjamin Percy, che al momento scrive anche X-Force e si è occupato di Wolverine The Long Night, miniserie vista sulla testata italiana di recente, è disegnata invece da Adam Kubert e Viktor Bogdanovic. Il primo è uno dei disegnatori storici di Wolverine. Se ne occupò per la prima volta in un importantissimo ciclo negli anni 90, quando Logan perse l'adamantio, e poi ha disegnato un sacco di altre storie Marvel, ritornando anche sull'artigliato canadese. Per quanto riguarda Bogdanovic, invece, è al suo primo lavoro per la Marvel su una serie regolare, dopo lo speciale 2099 Alpha, ma è comunque un disegnatore piuttosto noto per i suoi numerosi lavori per DC Comics. Questo primo numero è effettivamente uscito ormai più di un mese fa ed è anche uscito il secondo, se non sbaglio. Ma purtroppo sono stato un po' lentino a venirne a capo. All'interno troviamo il lunghissimo, almeno per gli standard americani, primo numero della nuova serie, la settima a portare questo nome. Wolverine, appunto. Dopo la prima miniserie del 1982, di 4 numeri, la lunga prima serie regolare, durata ben 189, la terza, che ne durò 74, la quarta di 20, la quinta di 13 e la sesta di 12. Se seguiamo questo pattern, la serie finirà nel giro di qualche mese. Vabbè. I prossimi numeri dell'edizione italiana dovrebbero essere nell'odioso, conosciuto, formato 24-32 pagine a 3 euro, ma in modo irregolare. A causa del Covid, tanto per cambiare, Panini ha dei problemi a reperire il materiale originale, perché negli Stati Uniti è in ritardo. Anche perché il terzo numero, originale, uscirà solo a fine luglio. Nel tra italiano troveremo lo speciale Wolverine vs Blade, che è uscito a luglio scorso negli Stati Uniti e che sinceramente non capisco il senso di presentarlo oggi in questa sede. Tanto valeva saltare un mese, ma vabbè. Tornando all'albo, è diviso in due storie, ognuna disegnata da uno dei due artisti regolari. La prima, Il cartello dei fiori, da Adam Kubert, e la seconda, Catacombe, da Viktor Bogdanovic. Due storie dal sapore e dall'ambientazione diversa. La prima fa parte di una storyline che continuerà anche nei prossimi due numeri originali e che, devo dire, mi ha lasciato un po' freddino. Questo perché, ok, è il ritorno di Wolverine, ma c'è davvero bisogno di ritornare anche a quelle che sono le situazioni più tipiche e ormai banalotte del personaggio? Fondamentalmente queste sono due, Wolverine senza memoria e Wolverine che uccide senza controllo dei buoni. Ora, l'albo si apre con Logan, che ha ucciso la sua squadra di X-Men, X-Force, e oltretutto non si ricorda più le cose. Quando dico che sono situazioni già viste, parlo con cognizione di causa, nel senso che, a parte il discorso memoria, che è una caratteristica che ha riguardato il personaggio fin dalle sue origini, Wolverine uccide i buoni in un sacco di occasioni. Giusto quelle che mi sono venute in mente. Nei primi anni 90 veniva controllato mentalmente durante la run di Eric Larsen e ammazzava gente. Poco dopo veniva sostituito da uno Skrull, mentre il Wolverine originale veniva controllato mentalmente da Apocalisse, che lo trasformava in uno dei suoi cavalieri, nella fattispecie Morte. Nel 2003, in una saga di Mark Miller, Enemy of the States, erano i ninja della mano a prenderne il controllo, credo uccidendolo e poi riportandolo in vita. In genere fanno così, non mi ricordo nella fattispecie. Pochi anni dopo, nel 2008, sempre Mark Miller ci presentava la saga ambientata nel futuro, Old Man Logan, dove scoprivamo che Wolverine aveva sterminato gli X-Men prima di darsi alla macchia, sempre sotto il controllo di alcuni malvagi, ovviamente. Insomma, diciamolo, anche basta, è una situazione che ha un po' stufato. Oltre a questo riciclaggio di situazioni, comunque, c'è anche un altro piccolo problema made in Panini, che mi traduce l'avversario di questa storia, che continuerà nelle prossime, ovvero The Pale Girl, in La Donna Cerea. Ora, magari sono ignorante io, non lo metto in discussione, ma ho dovuto cercarlo sul vocabolario, cerea. Letteralmente è dal colore bianco e debolmente lucido della cera. E sì, è una cosa con aspetto cereo, volto cereo, diventa già più chiaro. Ed effettivamente ci potevo arrivare. Però, davvero, pale, a un americano suona come a un italiano suona cerea, una parola estremamente desueta, quantomeno. E comunque, se in inglese è girl, perché me lo traduci donna?
Tra l'altro, i casi sono due. O The Pale Girl è il suo nome di battaglia, e quindi si chiama così, se l'è scelto lei, o è il nome con cui la chiama la gente che l'ha vista, e quindi ha visto la ragazza pallida, The Pale Girl, e quindi la descrive, e quindi se la descrivono la ragazza pallida non è la donna pallida. Panini. Comunque, nella seconda storia, vediamo a fare da coprotagonista Omega Red, avversario storico dell'artigliato canadese, al secolo Arkady Rossovich, mutante russo dotato di strani poteri mortali e potenziamenti cibernetici, credo, che ha sempre avuto bisogno di questo benedetto sintetizzatore di carbonadio che non ho mai ben afferrato a cosa gli servisse, credo per mantenersi vivo, alimentarsi, boh. Comunque, anche lui, essendo un mutante, ha diritto ad accedere a Krakoa, e vabbè, fin lì ci arriviamo tutti. In ogni caso, gli altri coprotagonisti della storia sono i vampiri, e la relazione mutanti-vampiri anche qui è piuttosto caotica. Penso intorno agli anni 70, primi anni 80, Dracula tentò di sedurre Tempesta per farne la sua regina, ma alla fine non fu vampirizzata. Più di recente c'è stata una grossa saga, relativamente di recente in realtà, The Curse of Mutants, in cui c'è stato un vero e proprio scontro fra le due razze. All'interno dello scontro, fra l'altro, Jubilee, che al tempo era stata depotenziata e trasformata in umana da Scarlet con il suo famoso Basta Mutanti durante House of M, venne vampirizzata e così divenne una vampira per un bel po' di numeri, fino a che non fu guarita e trasformata di nuovo in mutante da Quentin Quire con i poteri di Fenice? Forse? Vado a memoria, eh? Comunque, la posizione dei vampiri nel Marvel Universe in questo momento non mi è totalmente chiara, perché li abbiamo visti di recente su Avengers, ma non so com'è finita esattamente la saga quella lì, e li rivediamo anche qua. Non so se le due cose si andranno a incrociare, sovrapporre, o se sono conseguenti. Probabilmente lo scoprirò nella lettura, sempre che io continui a leggere Wolverine. E a proposito di questo, cosa ne penso della testata nel complesso? Non mi è dispiaciuta, sicuramente un buon modo di riportare Wolverine sulle scene dopo la terrificante serie di Duggan, Wolverine Infinity Watch, una delle cose più illeggibili di Wolverine mai lette. Devo anche dire però che se devo mettere in confronto questo Wolverine all'altro lavoro di Percy su X-Force, non sono proprio soddisfatto. La prima cosa che mi ha sicuramente lasciato un po' interdetto è ancora il ricorso alla morte. Ormai leggere delle morti sulle testate mutanti è inutile, e se mi permettete lo spoiler, nella prima pagina vediamo Quentin Quire morto questo mese su X-Force 3. Quentin Quire è morto, ma tanto non è morto, perché sappiamo che basta tirare fuori un corpo dalle palle dorate, infilarci la sua mente e Quentin Quire ritornerà per la terza volta, forse quarta, chi può dirlo. Insomma, immagino che a un certo punto Hickman infilerà delle conseguenze a questa storia delle resurrezioni, perché non ci credo che l'ha presa così sotto gamba. Sinceramente, ho paura di quello che potrà venire. Comunque, facendo un sunto finale, vi consiglio di leggere Wolverine? Non lo so. So che me l'avete già fatto notare nei commenti, che secondo voi cerco di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma è sì, faccio questo perché non lo so cos'è meglio fare in questa situazione con Panini. Il discorso è sempre quello. Economicamente le testate a 3€, 24 pagine, sono assolutamente inaccettabili, nel senso che si paga la stessa versione cartonata praticamente lo stesso prezzo, se non un euro in più al massimo. Questa cosa non ha senso, me ne rendo conto io, ve ne rendete conto voi. Vi consiglio di leggere Wolverine, quindi? Se volete leggere la testata di Wolverine oggi, è una buona lettura, è divertente, ha dei problemi, forse, ma sicuramente per un nuovo lettore è la cosa migliore di Wolverine da leggere oggi mensilmente. Economicamente altrettanto non è conveniente, ma non sono io a farvi i conti in tasca. Di mio quello che vi posso dire è che Wolverine è la prima testata mutante che sto pensando di droppare, per poi recuperarmi eventualmente i cartonati quando usciranno. Non ho ancora deciso, ho già preso il secondo numero, quindi presumo che almeno la prima saga o le prime due me le leggerò, però ci sto pensando. Quindi con questo direi che grosso modo ho detto tutto quello che potevo dire. Se avete domande o volete dirmi la vostra opinione, lasciatemi un commento. E ciao! Come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Seguitemi anche sul canale Telegram, mi mando una notifica ogni volta che c'è un video nuovo o che sono online. Seguitemi anche su Twitch, sono live ogni mattina alle 8.30 dal lunedì al venerdì, forse. E poi c'è anche Instagram, che sto cercando di aggiornare pure quello. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.